Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dove vi mostro gli acquisti che ho fatto negli ultimi periodi e anche oggi. Alcune cose ho comprato anche oggi. L'ho accumulato nei diversi giorni, mesi. Siccome non ho fatto più video, quindi ve li voglio mostrare adesso. Anche se non l'ho comprato in questo periodo, però l'ho comprato tipo da gennaio fino adesso. Però ve li voglio mostrare lo stesso. Niente, io vi lascio alla continuazione del video perché secondo me è diventato molto lungo questo video. Quindi niente, guardatelo se vi fa piacere, io spero di sì. E niente, vi lascio al video. Ciao! Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa collana che ho comprato da una mia cliente che è rivenditrice di Avon, che è questa collana. Dove in abbinato c'ho anche i suoi orecchini. È molto bello, l'ho pagato intorno alle 5 euro se non mi sbaglio, e ci arriva tutto in questa scatolina qui. Sono questi orecchini che secondo me sono fantastici. Li ho presi da Brigitte, sembra che così si dice. Sono questi così. Quello che si attacca proprio dove avete il buco dell'orecchino, e poi c'è questa clip che però a me fanno male tantissimo questi orecchini. Non ricordo se andrebbe messo un gancio di plastica qui per coprire l'orecchie e il gancio, non lo so. Ed era così, con questa stellina. È molto luminoso, bello. Io spero che troverò una sistemazione per mettermi questo orecchino perché è bellissima. È molto molto luminoso. Guarda la stella com'è bella pure. Luminosissima. Poi ho acquistato queste cuffie che sono della Sony rosa, e qua c'ha le cuffie all'interno bianche. Il laccetto, il filo delle cuffie è veramente lungo, infatti è lunghissimo. Poi sono regolabili, per la mia testa sono veramente larghe, cioè mi scivolano a me, però sono belle. Poi si chiudono così, sono comodissime. Poi di questa marca Cellular Line ho comprato un caricabatterie, mi serviva, e questo qui è quello che è con il cavetto USB che si toglie. Lo trovo comodo, così lo posso utilizzare anche per il computer. Siccome sto facendo un po' di sport in casa, da Decathlon ho comprato questo set di elastici, questi qua. Sono il grande, il medio e il piccolo. E questo l'ho pagato intorno alle 5 euro. Uno già mi si è rotto, non so per quale motivo, ma già mi si è rotto, sono così. E sono blu, arancione rosso e un verde. Sto andando un po' così, così come mi vengono i prodotti in mano. Poi ho comprato da Brigitte, una cosa del genere, ho comprato questi orecchini, che è quello che si mette dal buco dell'orecchio e qui si attacca qui poi alla fine dell'orecchio. A me fa male tantissimo questo orecchino, non so il motivo, e da qui mi fa male praticamente, da questa clip che c'è qui. Non mi ricordo se va comprato anche la gommina, così qua mi protegge l'orecchio, altrimenti mi fa male, non lo posso mettere. E si mette dall'altra parte questo orecchino qui, che è una stella, ma è il bello che è molto molto luminoso. Allora, adesso passiamo alle cose un po' più belle, diciamo.
Ho preso questo rossetto di Mesauda, che è una versione che non fanno più, quindi se avete il negozio vicino a casa vostra, correte perché non lo fanno più se vi piace. Ed è il Curry Velvet 05, che è quello che indosso adesso. È abbinato, c'è anche questa, ho preso anche questa matita, che è sempre di Mesauda, è la 05. Ed è questa che ho messo intorno alle labbra. La scrivenza è bella morbida. E il rossetto scrive veramente bene. E diciamo che il colore è pure bello pigmentato, quindi non ne basta poco per avere una coprenza bella. Poi ho preso questo correttore che diciamo che è il mio preferito del periodo, mi ci trovo veramente bene. È il 103, è il più scuro che ha quella l'azienda, questo correttore, il più scuro. Io ho le occhiaie che virano dal viola al blu, quindi questo qua me le copre veramente bene. E poi non fa le pieghette, è bello morbido, quindi non, se avete un contorno occhi secco, questo va benissimo. È di 6 ml, dura 18 mesi e quindi è bello. Io lo metto prima del fondotinta, così poi non si vede la macchia di alone che può lasciare un correttore qualunque. E quindi mi trovo veramente bene, ve lo consiglio perché è favoloso. Altri colori, e io preferisco questo perché c'ho le occhiaie veramente scure. Poi ho comprato questa terracotta illuminante per creare punti di luce e valorizzare alcune zone del nostro viso. Ho preso la Rose Gold, che è la 102. Questa qui ed è quanti ml? Questa è 6,5 grammi e dura 18 mesi. Ho questa qui, Light Bronze. La sgocciamo insieme, io secondo me è bellissima. Quando la toccate sembra velluto. Non so come fare a farvi vedere che illumina. Devo togliere la luce. Vedete che si vede che è illuminante proprio, bello qui. Credo che riuscite a vederla. Poi, secondo me è bellissimo, infatti ho le mani tutte piene di questo ombre, di questo illuminante che è bellissimo. Bello, bello, bello. Poi ho preso due ombretti, giusto perché li volevo provare, poi erano in offerta. Perché è una versione che non faranno più e io l'ho voluta prendere prima che scappasse via. Sono queste qua, due in uno. Ed è questa linea qua. Infatti, se andate, trovate delle offerte. Delle offerte perché non le faranno più queste. Sgocciamo il celestino. Diciamo che si vede pochino, però ne ho messo veramente poco. Vado a mettere il blu si vede. Devo dire che sono un po' polverosi. Ora le devo provare di più a mettermeli agli occhi per vedere la differenza se sono buone oppure no. Io spero di sì. Poi della stessa versione ho preso, questo è il numero
406. Invece ho preso il numero 403, che è il nero e grigio, sono questi due. Vediamo il grigio. Secondo me sono prodotti che vanno assai riscaldati con le mani. Al momento non vi so dire. Poi il nero. Però comunque lo vedo molto molto polveroso. Non riesco a farvi vedere. Ah, forse così, sì, riesco. Questo è nero e questo è grigio chiaro. Sembra proprio perlato. Mentre questo è il blu e il celestino. Devo provarle poi sugli occhi, perché in questo modo non mi regolo. Allora, poi ho comprato questo pacchetto di lime, che ce ne sono 10, e sono della Peggy Sage, e sono della grana 80-80. Sono veramente buone queste. E poi ho preso queste raffa, che sono quelle per fare il pedicure. E sono veramente buone. Poi ho comprato il rotolo grande, che mi serve per qualsiasi cosa. È abbastanza grande, guardate quanto è gigante. Come al solito, quando vado ad acqua e sapone, prendo sempre il giornale. Ogni tanto trovo degli articoli molto interessanti all'interno, e altre volte trovo anche dei campioncini. Questa volta mi sembra che non c'è assolutamente niente. Va bene così. Poi ho comprato, siccome mi sono comprato una borsa che dopo vi faccio vedere, che è piccolina piccola, e io ogni volta che esco nella mia borsa non possono mancare le salviettine multiuso. Queste qua le ho pagate 99 centesimi e ce ne sono 20. Io le uso per tutto, quando sono fuori casa, e ne sono 20. Sono i classici. Sì, anche l'odore è quello classico. Spero che non facciano schiuma. Speriamo di no. Vediamo. Poi ho trovato una confezione grandissima del Venus Intimo. Di solito quello che prendevo io, Venus, costava o 69 o 89, però 250 ml, mentre questa versione è di 200, è di 300 ml. Questo qui è intimo ultra delicato, con estratto di malva decongestionante, protegge, tona, sollievo e prolungato chrome comfort, e l'ho pagato anche questo 99 centesimi. Poi siccome ho finito il mio shampoo a secco di Sephora, che l'ho preso, che era al cocco, buonissimo, quando lo indossavo sembrava che mi ero proprio buttato una noce di cocco addosso, era buonissimo, solo che non mi faceva il dovere che doveva fare, cioè il lavoro che mi doveva fare non me lo faceva, anzi mi faceva un po' di forfora, però l'odore era buonissimo. E siccome c'era in offerta anche questo shampoo a secco della Fructis e lì ad acqua e sapone, siccome non l'ho mai provato e mi serviva uno shampoo a secco, ho preso questo qua. È costato 2,89 per 2 o 2,99 per 2,99, non lo potevo lasciare là, perché anche per capelli grassi, cute purificata, capelli puliti e leggeri, senza silicone. Io, e poi è di 150 ml al cetriolo. Il profumo non sarà dei migliori, però vabbè, che dobbiamo fare? Ok, ora passiamo ai vestiti. Non ve li faccio vedere però indossati, perché ad alcune cose mi vergogno. Allora, iniziamo dalle scarpe. Vi voglio far vedere un paio di scarpe che ho comprato, che mi piacciono tantissimo, e sono queste delle Diadora.
Era praticamente una vita dai tempi remoti che non compravo mai un paio di scarpe della Diadora, ma devo dire che sono fantastici, bellissimi, mi piacciono un sacco. E sono queste qua, che io già ho utilizzato, e strautilizzate, e sono veramente comode. Ho scelto di prenderle grigie, così è più adattabile su tutti i tipi di abbigliamento, e sono veramente comodissime. Se le trovate, queste le ho prese da Bata. Sono veramente bellissime e sono delle Diadora e le ho pagate. Ah, e poi all'interno sono quelle scritte colorate Diadora e le ho pagate. C'era il 20%, costavano 60 euro, neanche tanto care. Le ho pagate 47,99 con il 20% e sono veramente belle. Infatti, cioè, io utilizzerei sempre solo queste paio di scarpe perché sono veramente comodissime. Poi ho preso questo paio di scarpe da Primadonna, l'ho pagate 60 euro, è di un colore grigio con una puntina di rosa antico. C'ha questa punta da rendere la scarpa molto più femminile e sexy, secondo me, mi piace un sacco. Il tacco è questo qui, ma io più fina di questo, forse non ci riuscirei a camminare. Con questo invece ci cammino tutta la giornata, anche in modo veloce. Di solito quando metto il tacco più fino, sembro un'occhetta, un'occhetta. Mi piacciono un sacco. L'ho prese a gennaio, ma ve le volevo far vedere perché non ve l'ho fatta ancora vedere. Passiamo adesso all'abbigliamento. Ho comprato questa camicetta molto lunga che va abbastanza sopra il ginocchio, infatti la utilizzerò con dei leggings. La cercavo una camicetta così, mi piaceva perché la vedeva parecchie persone e mi piaceva, la volevo da tanto tempo. È così, abbastanza lunga, con i bottoncini all'interno. Poi ha la particolarità dei polsini, che ha dei fiocchettini. E se non mi sbaglio l'ho pagata in sconto 6 euro. Sì, mi pare 6 euro. Ed è nera, bordeaux e rosso. Col taschino qui. E ho preso la taglia M, mi piace un sacco con i leggings. Poi un altro capo che ho preso è questo vestitino, che è più primaverile ed è a righe bianco e nero. C'ha questo finto scollo alla vita, c'è questo elastico e lo rende più particolare questa cinta che va legata alla vita con un fiocchetto. E ha le maniche con la cucitura riccia qui, con l'elastica, però volendo va a tre quarti, ma volendo può stare anche più sopra in modo da renderlo più a palloncino. La particolarità è anche sta nel davanti, che ha la parte di un lato molto più lunga. Questo non ve lo faccio, i capi che state vedendo non ve li faccio vedere indossati perché mi vergogno, perché con i vestitini io non mi ci vedo tanto, quindi mi vergogno tanto. Questa l'ho presa da Combipel, ho preso la taglia 44, costava 60 euro e io l'ho pagata sulle 30 euro, avevo lo sconto essendo che ho la tessera club di Combipel. C'è lo scollo rotondo, veste molto comoda e carinissima addosso, e poi un giorno vi farò vedere la foto se avrò il coraggio di indossarlo, ma credo di sì perché è stato un vestito che mi ha scelto il mio ragazzo, quindi devo metterlo per forza perché secondo lui mi sta benissimo. Mi ero dimenticata di dirvi che qua c'è uno spacco
che è finto. C'ha un pezzo di fodera sopra. Spero che si vede. Tac. Facciamo di qua. C'è la fodera che sta così. Allora, poi ho preso questo trench, che è veramente fantastico. Si chiude così, ora è aperto. Per farvelo vedere anche l'interno. L'ho comprato da Alcott ed è veramente bellissimo. C'è la cintura alla vita, ha le maniche con la cinturina pure. Ha sulla schiena questa cinturina, diciamo, questa fibbia, non so come chiamarla, comunque le immagini parlano meglio. Sulle spalle ha anche questo dettaglio. Questo è veramente un capo che desideravo da tanto tempo. Poi dietro ha anche lo spacco qui. Devo dire che è morbido, è rifinito veramente veramente bene, mi piace un sacco. Ho preso di questa la L perché veste un po' più stretta sui fianchi, mi segnava un pochino, e quindi ho preferito prendere una L, anche se la M mi stava bene, però dai fianchi mi segnava poco poco e ho preferito prendere la misura un po' più grande. Di questa questo l'ho pagato 25,95. Ci sono anche i bottoni, se in caso una li perde, non lo so. Ed è rifinita veramente bene, di questo colore beige. Troppo, 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 troppo bello. Dovrò stare attenta a quando mangio in giro o in macchina o quando indosso i rossetti, i fondotinta, però mi piaceva troppo per non prenderlo. C'era anche di altri colori che, se non mi sbaglio, nero, rosso, e poi non mi ricordo che colore c'erano, però comunque ho voluto prendere questo colore perché è un colore che sta bene sia sul blu che sul nero. Poi, siccome avevo preso un'altra felpa che non è mia ma è del mio ragazzo, mi hanno regalato, ho speso 44 credo, 44 euro, mi hanno dato questa borsa shopper che è veramente gigante. C'era di due colorazioni, questa maculato e quello militare, però ho detto, a me non piace tanto il maculato, però siccome si usa tantissimo ho voluto prendere questa fantasia con la scritta Alcott. Poi sono andata da Zwicky che volevo vedere cosa c'erano, c'era ancora una parte dove c'erano gli sconti e quindi volevo vedere cosa era rimasto a poco prezzo. Sono andata lì, mi ha incuriosito un reparto, uno stand dove c'erano l'intimo, sia slip che la parte di sopra, a un bellissimo prezzo. Gli slip costavano 99 centesimi mentre la parte di sopra, il reggiseno, costava 2,99 euro. Sono andata lì, ho scelto la mia misura, il colore, c'erano tantissimi modelli bellissimi, però il materiale non è che mi entusiasmava tanto, però ho detto per 2,99 euro non saranno eccezionali, perché io mi trovo bene con l'intimo di The Zenith, favoloso, qualità, prezzo, ci sta tutta. Allora avevo preso questo intimo senza provarlo, perché come fai a provare l'intimo in una cabina di un negozio, non mi trovo bene. Allora poi sono arrivata a casa, l'ho provato, ma questo intimo era, non era dalla misura, cioè trallato praticamente, lo slip tipo mi stava di dietro, la parte del sedere proprio aperto, cioè nel senso che c'era proprio largo, non lo so, era difettato, non lo so, non mi piaceva, non mi addosso, non, poi la parte di sopra, la coppa era vuoto, non lo so, non piaceva, era fatto male, le misure non compagiavano alla realtà. E allora sono ritornata di nuovo, nello stesso giorno sono ritornata di nuovo da Zwicky e mi sono cambiata i completini che avevo preso. E siccome già avevo docchiato una cosa che avevo docchiato e me la volevo prendere, poi ho detto io,
prendiamo solo l'intimo, vediamo com'è, poi e poi quando passerò di nuovo mi prenderò anche il resto. E il destino ha voluto che prendevo poi questa cosa, perché l'intimo faceva proprio schifo, il modello erano belle però no, e ho voluto prendere questa pochette a busta. Mi piace un sacco perché l'ho visto da parecchie ragazze, mi è piaciuto tantissimo. Praticamente si apre alla calamita qui a clip e all'interno c'è la cintura, c'è ancora non ho tolto niente dalla borsa, ha una tasca anche qui e poi ha una tasca con la cintura, con la cerniera, e poi ha la guarda, non ci avevo fatto caso, ma poi c'ha due tracolline praticamente, una che si mette al polso e l'altra che la potete portare a modo monospalla praticamente. Buono, è bellissima, mi piace un sacco, può sempre servire. Poi l'ho pagata pure ad un prezzo molto conveniente e costava 12,99 e l'ho pagata 7,99, ottimo direi come prezzo, mi piace un sacco questa borsa, non vedo l'ora di provarla perché secondo me deve essere comoda. E l'ho presa nera, c'era anche altri colori, infatti se vi riuscite ad andarci prendetela perché è molto comoda, può essere sempre utile. Poi c'è questo dettaglio in oro che è molto bello. Poi un'altra borsa che ho preso è questa di Combipel, l'ha scelta il mio ragazzo, a me mi serviva una borsa blu, però a lui da tanti modelli che c'erano gli è piaciuta questa qui, è abbastanza grande e comoda, ha una parte qua in camoscio, ma camoscio si chiama? Non mi ricordo, camoscio penso, e questi dettagli qui, queste borchette qui, ed è veramente grandissima, si può aprire, si può mettere anche a tracolla, c'è la sua tracolla all'interno ed è abbastanza grande, comoda, e questa l'ho pagata se non mi sbaglio 15 euro, e all'interno c'è la sua tracollina che non ho ancora utilizzato. Questi sono quasi tutti gli acquisti che ho fatto negli ultimi periodi, di quando non ho fatto video. Comunque suggeritemi quale tipo di video volete vedere, io vorrei fare il video sui prodotti acquistati, così provo quelli di Mesauda, però sto aspettando il fondotinta, quello a stick che mi incuriosisce tantissimo, che ho visto su internet che è veramente buono, però voglio provarlo, e altrimenti se non mi arriva in questi giorni faccio un giro un video così, metto un fondotinta che non è Mesauda, però proviamo solo il correttore, l'ombretto e il rossetto, diciamo che il rossetto l'ho già addosso, ma proviamo poi l'illuminante eccetera eccetera. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi, qua giù c'è scritto iscrizione e la campanellina azionata, così saprete sempre quando arriverà il mio video. Poi iscrivetevi sul mio Instagram con scritto sweetanto87. Vi aspetto in tante, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!